3 marzo, minaccia vicini con un'ascia. A Castronuovo Sant'Andrea, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni che aveva minacciato i suoi vicini di casa con un'ascia e un coltello di genere vietato. Impauriti, i vicini sono stati costretti a rifugiarsi nel loro appartamento, da dove hanno avvertito i carabinieri. L'uomo è accusato di violenza privata, minaccia grave e porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere. Bernalda. Con le accuse di maltrattamenti e ricettazioni di animali, il Corpo Forestale dello Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di Bernalda, che custodiva senza alcuna autorizzazione 4 cani, per uno dei quali era stata presentata denuncia di scomparsa. Gli animali, 3 pastori tedeschi e un fox terrier, erano tenuti in condizioni igieniche precarie. Il possessore degli animali era sprovvisto di documentazione per la profilassi necessaria a preservare i cani da malattie. 4 marzo, saldi. Dopo il calo di Natale, i saldi invernali, con sconti medi del 40% circa, non sono bastati a far riprendere le vendite, che hanno ottenuto una ripresa a macchia di leopardo sul territorio regionale, ma comunque complessivamente negativa in quanto decisamente al di sotto delle aspettative degli esercenti. Salasso Tares. Dal 2007 al 2012 i costi delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti in Basilicata sono aumentati del 12,8%, con incrementi del 16,2% a Potenza e dell'8% a Matera, rispetto a una media nazionale del 17,1%. La TARES, la tassa rifiuti e servizi, sarà un nuovo salasso, mentre sono attesi aumenti di TARSU e TIA del 2,8% su base nazionale rispetto al 2012. 5 marzo, CROB Rio Nero. La medicina nucleare del CROB di Rio Nero in Vulture, tra i 10 centri italiani selezionati per l'accreditamento AIMN, ha ottenuto, al termine dell'applicazione del modello di accreditamento Bureau Veritas, la relativa certificazione. L'accreditamento è stato scritto in una nota, attesta il possesso da parte della medicina nucleare del CROB degli standard di garanzia per i pazienti sotto il profilo dell'organizzazione e del servizio. In Basilicata ci sono troppi enti subregionali. La Basilicata presenta ancora un discreto numero di onerosi organi consultivi e di partecipazione. Lo ha detto a Potenza il procuratore regionale della Corte dei Conti, Michele Oricchio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte. 6 marzo, calcio. 16 squadre si contenderanno la 17ª edizione del torneo internazionale Under 16 Scirea Cup, la lealtà nello sport, che si disputerà a Matera e su alcuni campi pugliesi dall'8 al 15 giugno prossimo. Fra le squadre partecipanti vi sono il Partizan di Belgrado, vincitore dell'edizione 2012, Juventus, Inter e Udinese dell'Italia, Criense della Svizzera, Melbourne per l'Australia, Sigma Olomouc Repubblica Ceca e Osijek Croazia e altre 8 formazioni giovanili pugliesi e lucane. Camion perde olio da rifiuti. L'autista, il vettore responsabile legale di una ditta che con un autocarro trasportava da Villa San Giovanni a Cesena motori di auto contenenti ancora olio e filtri e quindi considerati rifiuti pericolosi, sono stati denunciati dai carabinieri a Rivello. I militari sono intervenuti dopo aver notato perdite di olio dal cassone del camion. Un documento affermava che l'autocarro trasportava rottami ferrosi. Il carico, circa 400 quintali, è stato sequestrato. 7 marzo, Restivo in Italia la prossima settimana. Danilo Restivo, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio della studentessa potentina Elisa Claps e da oltre 2 anni detenuto in Inghilterra per un altro delitto, sarà trasferito in Italia la prossima settimana. Il trasferimento dalla Gran Bretagna del detenuto sarà curato dall'Interpol. Una volta in Italia, Restivo sarà trasferito in un carcere di alta sicurezza e il 20 marzo sarà in aula a Salerno per il processo d'appello relativo al delitto Claps. Itinerari federiciani. Uno degli stand del padiglione della Basilicata nell'ITB di Berlino, uno dei maggiori eventi fieristici mondiali dedicati al settore turistico, è dedicato alla missione per la valorizzazione del patrimonio culturale del Mezzogiorno, gli itinerari federiciani, per la diffusione degli itinerari e dei luoghi legati a Federico II, in particolare sul mercato estero. L'iniziativa è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Potenza con la partecipazione di altri enti.
8 marzo, Venosa. Accusato di aver fatto una rapina lo scorso 22 gennaio in una filiale di Venosa della Banca Popolare di Bari, un uomo di 43 anni di Cerignola, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venosa. Ulteriori indagini sono in corso per accertare l'identità di un altro uomo che ha partecipato alla rapina. Il bottino fu di circa 4.000 euro. Spese consiglieri. Da quasi 5 mesi gli inquirenti hanno preso visione della documentazione attestante i contributi spese per i consiglieri regionali. Scontrini, fatture e pezze d'appoggio varie su 32.000 euro che ogni consigliere ha a disposizione per l'attività politica. L'inchiesta, nata da quella più generale a livello nazionale, è giunta al termine. Sul tappeto una trentina di consiglieri, assessori e dirigenti regionali su cui le indagini dovranno far luce. Qualora fossero accertati, non si tratterà certo di ipotesi di reato pesantissimi, ma di distorsione di fondi pubblici per fini non consoni alla funzione politica. Dopo i casi di Erminio Restaino, fatto dimettere, dopo l'indagine sull'ARPA Beffenice e Agatino Mancusi, sull'inchiesta tra politica e criminalità potentina, oggi nessuno può ritenersi al sicuro. Come presidente del Consiglio Comunale e quindi a nome di tutta l'amministrazione comunale di Rio Nero, abbiamo inteso fare un augurio di impegno e riflessione a tutte le donne della città di Rio Nero in Vulture sicuramente, ma del mondo intero, con l'auspicio che la donna, al di là del genere, resti quello che diciamo ormai il mondo le riconosce, l'elemento portante, poiché donna è forza, coraggio, intelligenza, equilibrio, misura, abilità intellettive e materiali. E proprio a questo proposito quest'anno, grazie anche a Siderurgica TV che diciamo è dà anche le gambe un pochino alle nostre idee, abbiamo inteso ideare un progetto chiamato Donna e Lavoro, richiamando un pochino il grande lavoro che nella storia le donne hanno fatto e svolto, soprattutto nella comunità di Rio Nero. Abbiamo già acquisito una intervista significativa di una 92enne rionerese che ha speso un'intera vita per il lavoro proprio manuale. In pratica un esempio bellissimo di donna che ha lavorato e ha svolto tutti i lavori sin da quando era piccola per portare avanti la famiglia e per cercare anche di realizzarsi come donna, così lei ci ha detto. E quindi abbiamo poi insieme, ascolteremo anche quello che è il progetto di vita lavorativa dei nostri giovani della città di Rio Nero. A tal proposito ringraziamo anche i presidi, quindi i dirigenti scolastici delle scuole superiori, il dirigente Giovanni Grosso del liceo artistico e liceo classico di Rio Nero e la preside Antonella Ruggero dell'istituto pedagogico di Rio Nero e del liceo scientifico rionerese. Grazie alla loro collaborazione, a quella degli insegnanti, ascolteremo la voce fresca dei giovani sui loro progetti di vita lavorativa e i loro sogni. Come amministrazione comunale quest'anno abbiamo inteso omaggiare le donne mettendo l'immagine di una grande personalità, una personalità lungimirante che con coraggio ha portato avanti lo stile della libertà, della competenza e della grande professionalità, oltre ad aver onorato l'istituzione, quindi la Repubblica Italiana, poiché è stata senatrice a vita, Rita Levi Montalcini. E quindi con questa grande donna vorrei concludere richiamando tre sue bellissime massime su cui riflettere. Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita, significa spendere la vita secondo i propri sogni, al di là dei momenti, che purtroppo sono momenti anche abbastanza drammatici, però la donna riesce sempre a far quadrare tutto quando vuole, e quindi è colei che fa la differenza. Io auguro a tutte le donne di essere all'interno delle istituzioni, non solo, ma di essere elemento portante sociale e quindi anche della coesione familiare, perché tutto dipende anche da quello che la donna rappresenta nell'ambito della famiglia. Se la famiglia è sana, la società si rigenera e quindi anche le istituzioni trarranno giovamento. Quindi non rabbia, ma misura
equilibrio e lungimiranza. E ancora un'altra bella frase: le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la propria intelligenza. Un richiamo alla cultura e quindi ad alimentare quella che è la propria intelligenza e a secondare le proprie abilità, e non sicuramente a rincorrere sogni di pura apparizione che sicuramente non rende merito alla donna stessa. Inoltre, l'umanità è fatta di uomini e donne, rappresentata da entrambi i sessi. Al di là del genere esiste la personalità, quindi niente quote, perché non siamo un numero che dobbiamo essere inserito a tutti i costi. Dobbiamo essere quello che siamo e la società ci deve riconoscere per quello che diamo, e quindi i nostri talenti vanno valorizzati. Ascolteremo adesso la voce fresca e saggia delle donne di una certa età della nostra città. Attraverso i loro racconti abbiamo elementi validi e valenti per poter riflettere. Il mio grosso manca tenevo una veste per mettere un good, manca tenevo un par di mutande per mettere, allora perché tanto faccio un figlio assai, che sono senza mutande? Abbiamo fatto la vita brutta, la piccinenna, la grossa, era tutto così. Abbiamo abbracciato la famiglia, che si facevano sempre figli, noi lo portavamo sempre un good, ma che potevamo manco portare, ma che si poteva mangiare, quando chiangina, latte non genera, perché non si poteva proprio. Mio padre, figlio unico, però noi eravamo 8 figli, eravamo in una casa di 12 persone. E la mattina se manca ci appascia la crapa, ma la vina sti zerlati. Abbiamo fatto proprio la vita lucana, fine goce, abbiamo sposato, non è che abbiamo pigliato il grande proprietario. Marito, mamma a me, ha fatto 20 anni all'estero, mi ha visto la lira, chiede e noi pure. Insomma, non c'era niente. Non c'erano un par di scarpe per mettere, venivano una festa, chiangi i mies, che ci hanno un par di scarpe, ma non ce n'era, tu potevi chiangi quando volevi. Non c'era niente. Allora, io sono andata sempre in campagna, dove il grande proprietario accoglie oliva, ci ha fatto diretto i mesi, sempre a lavorare, con un po' di pane, sincero, sono senza pane, senza niente, comunque ci ho lavorato. Quando è che siamo in campagna, io rubavo l'olio, mi avevo il padrone e poi non lo va. E la mattina poi, quando è che mi arrotrava, mamma era dove a versi a veno di olio, c'è che un po' di pane che non ce n'era. Poi sono stata nella Puglia a cogliere regno, uccina una trebbia, ma c'è imbriacata, ma c'è vetto un letto di vino, che la secca acqua non ce n'era. Insomma, che mi ha fatto una vita male, sono per i sacri maula, dorme, uomini, femmine, non si capì niente a quei tempi, alla fine del mondo in giro. Allevano un gudo, dentro la montagna, allevano un gudo, a castagna, a tutta parte siamo andati. Che c'era la miseria, comunque mamma non schiava una pa, mamma ci faceva una capa ai cristiani, per venire a lire, ci lavavano i panni ai cristiani, ma che facevi fino al mondo? Non hanno fatto servitù, però non hanno pagato, non è che non ricevono i soldi, non ci venivano a mangiare, senza scarpe, che non parli chiappa. Ha già avuto, lo prendere la Repubblica, e mi ha cattato un parro di zucchero con un tacco di levane, e io ci camminavo tutto rio nero, tric, trac, per andare a Maruzza, ci facevo, tra i chiappi che mai non tenevo mai, no, me l'ha già cattato, e me l'ha già cattato, fa che mi riposti la regge, ai piri, senza avere un parro di chiappi, uno vitti e stravitti, l'ha fatto pure, magari manco buono e manco brutto. Comunque, la vita male l'ha fatto, che volesse vedere bene, la vita male, male e male. C'era la salute. E quando ci la potevamo, rai dice lì la sala, cane genere, poi prendiamo una gran aruglia, mezzo lira, dice lì la sala, un pacco di pasta. E quello come guadagniamo, la dice lì, la ci spendo a prendere roba da mangiare, no? Era cavuzzito, che mai l'ha visto? Mamma mia, ma la giardina non me la frega niente, mamma mia, quando è che era figliolo, no? E mamma mia, senza che dare, la giardina non me la frega, sì. E mamma mia, avevo un mese, avevo...
E se mettevo la camisa, se l'attaccavo che una spingola, sì, era solo corretta e come pareva bella. Poi ha lasciato a Prato, invece non lasciava a posto un dolce sacchetto, che non manca la sono che entra a Prato, ma io voglio, col senso, a pezzo dei pascuni, che è combinato con il proprio fatto mio, fa acquistare una lira, a pezzo dei pascuni, siamo con tre gambe, e non c'è una lira per scappare la pomata, se non c'è un duglio, che duglio, dai, io voglio che entra a Punavano, che è mangiare, queste cose potevamo dire, la miseria, la morte la fame, altre cose non potevamo dire, mi ha faticato intorno a Puglia, a Rio Nero, non ho fortunato, a tutte parti, in toccatino, da se mi sta passando, in lo go, in lo go. E perché prima ti facevi una festa della donna con mio ermo? Domani è la festa della donna. Ah, mo c'è una, te pensi. Mo, che sai quanta cosa, che i rialdi, che hanno belle marite e migliore, e noi non avevamo niente. E che tre da cicchi, solo miseria, Non si vede, Maria Pasqua, tra cena l'uva, e noi non riusciamo a venire. Che l'uva che non è a Pasqua, non è che noi ci siamo andati a lento, ci siamo a venire, dice l'Iger l'uva. Fa che chissà che teneva, ma che teneva, ma dice l'Iger. Guarda, se non era a cena, una cinque lire, e fa che mi ha avuto tutto il mondo, che portava la palma casa a casa, fa che mi ha portato la mano alla porta. Che terrore, che vergogna, lei. Fa che il mondo proprio... Mo sta andando a vendere la vacca, mo sta cito con un dente, se voi andate là a una veste, ve la potete fare, andate là a una cosa, ma noi non abbiamo avuto niente, solo dispiacere sulla vita, lavoro, abbondanza e dispiacere, affascio, i dispiaceri, che non c'era niente, noi le cose brutte non le ricordavamo, le cose belle non le avevamo mai viste, mai. C'è perso mio padre, e pure c'è chi ha giocato tutto d'origine, tata mi, e allora ma neanche il piemontese, ma sentisi, e loro parlavano italiano, io che cazzo aveva parlato italiano, che intanto parlava mancare un'oretta, e lei diceva, ma signora, non vedi che se non c'è nessuno, ma tuo padre non è morto, perché al po' non c'è nessuno, noi c'è una breca la rete, ci c'è una breca. Dopo tre giorni ho macchiato tutto, senza giacchetta, senza scarpa, e sotto una macchina ho macchiato. Oita, dove si giù? Tedesca, quali tedesca? Quelli che dire sotto una macchina, scarpa, la nuova, che tanto era ruota. E sempre chiancendo, tatami, torrore che già avuto, tatami. Torno sempre questo, dice, questo è un terrore, dice, ma signore perché parlo così? Torre io non sapevo rispondere. Ma perché quelli ti capivano? Terrore, che è questo terrore? E dice, datami terrore che già avuto, e qui parlano italiano, loro vogliono a me che è questo terrore, dice sempre, terrore mi datami, ti ha perso. A Poglia, d'acqua, lele, che vergogna, che vergogna. Però, mo, grazie a Dio che stiamo andando a vendere, non dico, la va, ma stiamo con una rita. È un onore, mo. Mo, che prima mi ha visto il tempo cambiato, è un onore per noi, perché avremo tante belle cose, pur se magari facciamo, però avremo, fanno i figli nostri, e siamo contenti, abbiamo trovato noi, e magari vogliamo che hanno trovato i figli nostri. I figli nostri hanno stato buoni, la mamma se leva il vulcone a mocca, allora ha i figli. E la uccide, da quella luce è bella porta i figli, furta una mamma. Allora mamma passava per andare alla comare e non ci metti la presa. Non fa perché passato la comare. Poi ci la pagliaccia, no? Come Marietta la mamma. Ci la passa cucina a mamma e ci metti la presa. Poi quando si comare, è chiata la presa, non andava la comare. Comare, gli volte la giacchiata, come mai ti aggiungisco? Quando si passa, mamma dice a quella e quella dice a mamma. Che volesse, c'è uno fuori, ma che sopravvive, ne stiamo mettendo le prese e andare al porto, che è voglia che è un brutto, era tanto brutto proprio. Allora, a quei tempi, la mamma nostra, dove c'erano le panne che ne raggiungono, come che una camicia la nostra, ma che camicia la nostra, due schifetti. Stiamo mettendo la camicia la nostra. Poi la sottana, che la molla, non ha fatto la sottana, che la molla all'altra. E la mattina, questa signora che mi ha detto a me, stava usata, e ho trovato la mano a buttare. Nazite che si è sposata. E ho trovato la mano a buttare. Terrore, ha detto la moglie che mi ha fatto. E che ti ha fatto la mano? Mi ha buttato la mano. Allora, quella cosa faccio a buttare la mano? Ha spiegato, lo faccio a buttare la mano, che raccia. E tutta la mano, poi si è ruota. Oh, ma chi è quella cosa? La moglie ha detto. Voi capite, la moglie. Luigi, era prima, no, era una vicchiarete con il panare e con una bella fotografia che mi ho detto, mocca, la tengo a casa, la già fa vecchia, se non c'è scritto, la potete pure pigliare da. E c'era che se
te lo fiore, però dobbiamo fare l'ospizia, dice, dovete dare una carità. E che ti lascia un fiorellino, che era un mazzo, sì, ma lasciamo un fiorellino per ciascuna, per dire, sì. E ce la cinque, lire, qua là, ce ne andiamo a aiutare i poveri, a fare l'ospizia per i poveretti. E noi dicono, ma c'è prego, mamma, fa. E che ti una bella... un bel cestino, un bel controfiore, una ramicella di fiori, tutto quanto, andò a qua. Poi gramatini ci ha cattagliato i fiori e portava a retta a tutti i cristiani, Rionel, Barril, fino a andare a qua. Dici sempre cercando, ma non è che sono per la vita, quella poveretta, per aiutare che una po' lo spirito. E come infatti l'ha fatto lo spirito? Hanno fatto oh. 10 persone se lo poveravano prima. Ecco, sì, e poi sì, e che dopo scende, ha fatto per lo spirito tanto grande, ma sempre che i soldi di Maria Luigi, mio padre. E a Barbasca, a Lemno, in Gordi, e poi non ce la facevano, abbandavano, la droppavano. E i volte che porcari in cielo quando ci mallevano. E mamma diceva, figlia mia, spesa, ma che tu voglio aspettare i volte, camerata, a si va arrivando, andiamo bene. Se no, voglio aspettare a buio, senza cosa era così, che ieri. Cacangeia, niente proprio, giusto cosa era così. Questi erano facili notte, si mettevano ah. Fuori al fresco, con la fiasca. Vorrebbe faccio tutto, vorrebbe faccio volare, cino da con la fiasca. Quando è che si malava fuori, carci, glicca tu, glicca io. Glicca tu, Maria, me che la mia. Maria che il vendello viene, che la bandiera la finestrella, ogni guaglione che si aveva, e i soldi non ce n'erano, e non pagava ma nessuna. Con quelli erano danni che pagava. Banale renucera, ma non si galera, non zaccialo perché. Carogna, carogna, che vita ambamata, ma non mi scaracerata, vendetta già va. Quando era guagliona, l'amore faceva, lo carci non sapeva che aveva pane con sé. Carcere trane, son lunghe, son scure, ma fanno metto paura, non saccialo perché. E mofi, quando ero mio piccino. E mi chiamo a cantare mamma. Ah sì, mamma mia pure, allora perché me la chiedo. E metterci sale, e metterci pepe, e metterci quello che ti pare. Se non mi ingrescia, stasera va a letto senza pesce. Questo è tutto. Poi un'altra cosa. Cerziamo cantava. Dove ormai? Dei capi su. Cerziamo si mettiva lo capitava ammesso. Ma i furti, quelli morti ha fatto accendere pure. E diceva così: Padre Francesco, Padre Francesco, in genamuna che la sol conversa. Mandela via, mandela via, che non la volevo conversare un preo. Dimmi che peccato hai fatto, precita di lei. Il fidanzato mi ha baciato la fronte, precita di lei. E poi dice tutte le cose un po' più brutte, non si legge, non si finisce. Ninna, nanna, nanna, ninna, dormi il bimbo della mamma. Tutte quiete, tutte tace, bimbe belle dormi in bacio. Hanno già chiuso gli occhietti dentro al nido di uccelletti, ma nei prati a terra china dormono tutti i fiorellini. Sono gli angeli celesti, per svegliarsi ancora sodesti. Sono gli angeli della mamma, dormi il bimbo, fa la nanna. Sono toscano e sono torbitelli.
e sono giusto, onesto e educato. Io per l'amore io me ne vado pazzo e sono nato per farmi divertire. Sono toscano e sono torbitelli e sono giusto, onesto, educato. Io per l'amore mi trovo carcerato e per l'amore mi tocca soffrire. Okay. Basta! Evviva! Evviva che siamo a liscio! Non piglianese si arriva per la campagna, la fuoco, e pigliato il treno. Quindi come mi sono chiamato, non il treno si va a settare. E io ci lo controllo, ha detto scusa giovane, biglietti. Ha pigliato il biglietto, ha detto tu sei in prima classe, tu sei in seconda classe. Lo poverizzo, ha pigliato una davvero trasazzetta e se ne aveva subito. Ha avuto il lato una cuccetta. Tanto c'erano zitti e una zitta facendo i sifrizzi loro. Ha detto scusa giovanotto, questa è la seconda. Ha detto quali cazzo sono tu, sia la prima o la seconda. Qui ha pensato ai guai sui, ha detto che è la seconda, così che è la seconda classe. E non c'è un cazzo in una doccia. Quando fate una doccia? E no, avviacendo a fare una camminata lontana, e allora un compagno ci ha dato una doccia, con i piccinini. Ha detto, ma io se lo porto scoperto, ha già pagato il biglietto. Se l'ha posto in due cavi, se l'ha spuntato, non vuole l'ha posto in. Questo mi è rimasto in un vettone spuntato per fare la carica. E c'è tutto il controllo, era un capo puttano. Ha detto biglietti e t'armi tutto. Gesù, non ha visto cazzo, ma io non la c'entra. Allora, il protagonismo delle donne lucane dal dopoguerra ad oggi. Dal 1943, ma soprattutto dal 1945, nel dopoguerra, le donne lucane incominciano ad entrare nella politica, ad entrare nei partiti. Oggi quale situazione c'è? Le donne lucane sono protagoniste della vita politica in questa regione o no? Attraverso il mio intervento in questo convegno cerco di tessere le file di quello che è stata l'entrata delle donne nella politica. Per porre un problema di fondo, se oggi questa regione vede delle donne come protagoniste o no. In realtà il ruolo di protagonismo delle donne è condizionato ed è legato al loro sentirsi diverse all'interno della politica. Quindi nella misura in cui riusciranno a dare un contributo di diversità, potranno essere protagoniste della vita politica di questa regione. Se viceversa non faranno altro che imitare gli uomini nei loro vizi e nei loro difetti, sicuramente questo protagonismo non vi sarà. Che la Basilicata non ha mai brillato per tante cose e non ha brillato neanche per un protagonismo femminile, nel senso che questa regione è stata sempre molto maschilista nella sua storia e quindi le donne che sono dovute entrare nella storia di questa regione l'hanno fatto con grosse difficoltà. Il 31 gennaio del 45, Vidono ha anche accennato, è la data in cui le donne hanno il diritto di voto. Perché il governo italiano, allora presidente De Gasperi, 31 gennaio del 45 approva uno schema di un decreto legge composto da soli 4 articoli che finalmente dà il diritto di voto, concede il diritto di voto alle donne. Forse non tutti sanno che il 31 gennaio del 45 questo provvedimento del governo dimentica una cosa importante, nel senso che nei 4 articoli si stabiliva il diritto di voto alle donne, ma non si stabiliva la possibilità che una donna potesse essere eletta. Quindi si concedeva l'elettorato attivo, ma non si concedeva l'elettorato passivo.
Nel 2009 è iniziata questa mia esperienza presso il comune di Gallicchio, sono appunto stata eletta e ho ricevuto l'incarico appunto di vice sindaco e assessore alla cultura. Ho cercato ovviamente, ho profuso impegno nella realizzazione appunto di questo mio mandato e infatti numerose sono le iniziative che si sono svolte all'interno della mia comunità, ovviamente tutte improntate alla valorizzazione della cultura che, come ho detto appunto nel corso delle manifestazioni, sicuramente rappresenta appunto il volano di sviluppo. La valorizzazione appunto della cultura rappresenta il volano di sviluppo per le nostre piccole comunità e non solo, anche appunto per le comunità più grandi, più ricche, nonostante diciamo i tagli dello Stato appunto alla cultura, ma io resto diciamo sempre profondamente convinta appunto che la cultura rappresenti l'unico modo per uscire dall'isolamento culturale delle nostre piccole comunità e questo può accadere sia attraverso la rievocazione della memoria storica e anche attraverso ovviamente lo studio, l'impegno che i giovani profondono nella conseguimento appunto dei titoli di studio che poi consentiranno loro appunto di svolgere un lavoro dignitoso e mi auguro corrispondente appunto a quelle che sono le competenze acquisite. Spero ovviamente di poter continuare a dare questo mio contributo alla mia comunità sia all'interno appunto del Consiglio Comunale e perché no anche fuori come singola appunto cittadina e nello stesso tempo mi auguro che tante donne come anche uomini possano comunque dare il loro contributo magari mettendosi in gioco anche a livello amministrativo a partire proprio dalle piccole comunità, quindi dei propri paesi. Compagnia di Domenico Papa, nonché il presidente di un'associazione nata da non molto, quindi un'associazione nuova, una neonata se vogliamo, che ci parla un po' di questo evento importante che prenderà piede nel prossimo 12 marzo, dico bene? Giusto, giusto, 12 marzo, martedì 12 marzo, Miss Old Stories è il primo evento di questo tipo da molti anni a questa parte. Durante la serata leggeremo appunto Miss Old Stories, stiamo tentando di raccogliere un po' quella che è la bellezza locale. Ci saranno premi importanti, tra l'altro anche l'ingresso di diritto alle prime tre classificate all'interno di Miss Bella d'Italia, quindi concorso di carattere nazionale. Quindi una collaborazione importante. Questo è l'esordio di una lunga serie di iniziative che so che stanno iniziando a macinare nelle vostre teste. Abbiamo qualche anticipazione o no? Vabbè, noi collaboriamo anche con diversi locali, quindi oltre che fare concorsi di bellezza, la nostra associazione si sta occupando un po' di dare il weekend giusto alle persone, per ora nel Vulture, noi speriamo chissà mai un domani. Comunque collaboriamo con l'Old Stories, altri locali tipo il Noir Café, altre cose, per il sabato sera, quindi basta tenersi informati su Facebook, eccetera, quindi... Quindi, in sostanza diciamo che ci occupiamo di quella che è la vita mondana, vero? Mondana e notturna. Notturna, soprattutto notturna, mi pare di aver capito. Questo Miss Old Story nasce dall'idea tua, chiaramente, in qualità di presidente e in collaborazione con altre persone che so che ti hanno chiaramente sostenuto in questa iniziativa. Così, perché parte Miss Old Story? Perché Miss Old Story? Perché partiamo con un concorso di bellezza? Perché? Beh, innanzitutto abbiamo pensato all'Old Stories in quanto uno dei locali di riferimento, forse insomma, tra i più importanti che abbiamo da queste parti. E poi perché il collega Michele Marcello, lui già ha avuto esperienze in passato con altre situazioni qualche anno fa, appunto cercare di riprendere quello che una volta magari era più un'usanza regolare, perché oggi... Anzi, abbiamo avuto forse qualche critica nel dire, ma perché si fanno ancora queste cose qua? Sì, perché no? Perché non cercare magari di scovare una bella ragazza che un domani potrebbe rappresentare le nostre zone, la nostra regione?
E su questo siamo tutti d'accordo, perché lo sappiamo che in Basilicata c'è un fermento di bellezze, devo dire, non indifferente. Io non posso che ringraziare Domenico Papa in qualità di presidente della Musicology, dico bene, ho imparato anche bene il nome. Mi sarebbe piaciuto avere qui con me gli altri collaboratori, ma sono certa che in altre situazioni li avremo, giusto? Sono dietro le quinte, loro non si fanno vedere. La sottoscritta vi ringrazia e vi dà un bacio. A presto.